Grazie alla fotografia ci rimettiamo in forma, camminiamo, scaliamo le montagne, facciamo attività fisica, tutto grazie alla fotografia. Salve a tutti, sono Alessandro, bentornati su questo canale. Oggi, come ho già detto, parleremo della unione che c'è tra la fotografia naturalistica, la fotografia in generale, e lo stare in forma, il benessere fisico. Perché? Perché la fotografia ci fa muovere, la fotografia ci permette di camminare, andare in giro per boschi, scalare le montagne, fare lunghi trekking, portare attrezzatura pesante. Ma non parliamo solo ed esclusivamente della fotografia naturalistica, della fotografia paesaggistica, che sono tipiche dello stare all'aperto e ci danno la possibilità di lunghe camminate, scalate, grandi dislivelli, possibilità di stare al freddo, al caldo, dove la capacità fisica e anche, diciamolo, la prestanza fisica, delle caratteristiche di resistenza, ci sono indubbiamente di aiuto. Ecco, quindi mettiamoci anche la fotografia un pochino più statica, che può essere la fotografia ritrattistica, la fotografia di matrimonio, neanche tanto, ma in generale tutta la fotografia ci permette di muoverci, di camminare. Pensate solo alla street photography. Ho fatto questo genere fotografico all'inizio, proprio appena presa la macchina fotografica in mano, e facevo chilometri su chilometri, soprattutto se giri per le grandi città, Roma, Milano, Torino, Bologna, la possibilità di cercare i nostri soggetti è praticamente molto collegata al camminare per il centro storico, per le periferie. Quindi la possibilità di unire la passione per la nostra fotografia, per lo scatto, per le immagini, per la creazione di contenuti, al movimento, allo stare sempre in attività fisica. Torniamo a noi, fotografia naturalistica. Quante volte vi parlo sempre di lunghi trekking, grandi dislivelli, pesi da portare sulle spalle? Praticamente, per quanto mi riguarda, sempre. Parliamo costantemente di almeno 500-600 metri di dislivello, tra i 10 e i 15 km e 20 kg di zaino sulle spalle ogni volta che si esce. Ogni volta che si esce. Quindi, diciamo che un fotografo naturalista, un fotografo paesaggista, comunque sia un fotografo, è portato ad essere, dal punto di vista fisico, proprio del benessere fisico, abbastanza bene, deve stare abbastanza bene fisicamente per potergli permettere di muoversi, di portare i suoi pesi, portare la sua attrezzatura e andare su posti che difficilmente sarebbero raggiungibili con le auto. Posso anche pensare di andare a fare un trekking, magari smezzando il tragitto con una funivia, una seggiovia o qualcos'altro. Ma immaginiamoci un'altra cosa, un fotografo di sport estremi, come può essere, mi viene in mente uno, Jimmy Chin, famosissimo in tutto il mondo, fotografo di National Geographic. Lui è in primis uno scalatore che ha scalato anche gli 8000 metri, poi un fotografo. Quindi lo vedete, fisicamente è molto prestante ed è portato a sviluppare la sua visione fotografica come appunto un connubio con la natura e anche l'attività fisica. Lo vedrete scalare le montagne attaccato alle corde e scattare immagini ad altri scalatori, girare dei video, ha vinto addirittura un Oscar, se mi ricordo bene. Quindi diciamo che l'attività fisica e la fotografia sono molto unite ed una è agevolata dall'altra. Buone capacità fisiche permetteranno di spostarsi in maniera più agevole su territori anche non proprio comodi. Conoscere bene i soggetti ci aiuterà a spostarci in maniera anche più mirata. Tutto per avere una buona foto e stare bene. Camminare in mezzo alla natura comunque ci fa stare bene, e se lo uniamo alla fotografia, alla buona fotografia, che sia di paesaggio, che sia di animali, che sia di ritratto,
è sempre un piacere. Attenzione quindi, dovete essere in forma per poter essere dei buoni fotografi, oppure, ancora meglio, dovete essere in forma per poter avere più possibilità fotografiche, perché è questo che conta soprattutto nella fotografia naturalistica, avere il maggior numero di possibilità fotografiche ed essere fisicamente a posto, fisicamente prestanti, ci aiuta a arrivare sul posto più velocemente, a non essere affaticati, ad essere con i riflessi svegli, ad essere attivi. A presto per i prossimi contenuti. Ciao!